Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa giornata di totale riposo. Già mi sento meglio con un giorno di riposo, figuriamoci con due. Allora, prima cosa che vi faccio vedere oggi sono tutte le cose che devo fare per entrare in Gran Bretagna, un paese con delle restrizioni abbastanza severe e bisogna compilare alcune cose. Ho letto che in Belgio e in Lussemburgo non ci vuole niente, si passa tranquillo e la frontiera non c'è nessuno. Invece adesso vi faccio vedere cosa serve per la Gran Bretagna e poi dopo aggiusterò i pezzi della Vespa, quindi cambierò le ruote, pulirò il carburatore, tirerò un po' il filo della frizione e via dicendo. Per prima cosa bisogna vedere in quale lista si rientra, perché in Gran Bretagna ci sono tre liste. La Francia, dove entrerò io, si trova nell'elenco Amber. E cosa dice? Fare un test prima di entrare, e questo lo farò in Belgio. Prenoto un test e paga altri due test, 2 e 8, questo non lo farò. E compilare un modulo di localizzazione in modo che le persone, in modo che il sito sa dove ti trovi. Quindi procedo con questo. Un mio amico che abita nella zona del porto, lì appena all'ingresso della Gran Bretagna, mi ha detto che alcune volte non chiedono nemmeno il tampone. Andiamo a vedere l'elenco del questa qui Amber che ho visto. La Francia dovrebbe essere in questa qui, almeno che il 1 giugno, che dicevano che facevano qualcosa, cambierà qualcosa. Allora, guardiamo la Francia. Sì, la Francia è qui. Vedete? La Francia è qui, elenco Amber, quindi ci vogliono queste cose. Procediamo con la compilazione del modulo passeggeri. Si aprirà questo. Vuoi creare una nuova applicazione? Avvia una nuova applicazione. Quindi bisogna fare inizio questo, indirizzo email e tutto, poi c'è il modulo, dichiarazione, stampa, scarica e stampa. Questa sarà la cosa, io ho già le email salvate, la password non ve la faccio vedere. Guardiamo il tuo numero di telefono, inclusive nazionale, quindi mettiamo più 39, andiamo avanti, adesso c'è dichiarazione. Ti contatto telefonicamente. Riesci a essere contattato telefonicamente? Possai essere contattato tramite telefonato o messaggio di testo. Poi, inserisci il tuo nome come mostrato nell'attuale passaporto o documento di viaggio. Poi, quando prevedo di arrivare in Gran Bretagna? Dovrei entrare a Londra il 4 giugno. Quando penso di lasciare la Gran Bretagna? Non lo so, forse il 23 giugno. Non puoi compilare questo modulo fino a 48 ore prima del tuo arrivo in Gran Bretagna, quindi sto facendo una cosa a vuoto. Non puoi completare questo modulo fino a 48 ore, quindi devo compilare il 2 giugno questo. Ok, non so quanto andare avanti, ma ve lo farò vedere prossimamente. Per il resto mi farò un tampone in Belgio, spero di entrare. Partirò molto presto dal Belgio la mattina per arrivare dopo 140 km al porto di Calais. Dovrei arrivare, se tutto va bene, intorno alle 9 di mattina. Il biglietto lo farò al momento, perché devo vedere se mi fanno entrare. Non vorrei fare un biglietto e poi non mi fanno entrare, e soprattutto il biglietto c'è un orario. Se io sono con la Vespa e arrivo tardi, puoi prendere il biglietto. Siccome ci sono dei traghetti che partono ogni mezz'ora, quando arrivo lì vado sul sito e lo compro subito. Per quanto riguarda invece la Vespa, adesso vi porto in garage e vi mostro. Vi ho evitato lo smontaggio della ruota di scorta, questa qui. Guardate com'è consumata. Tutta consumata. Dei lati non è nemmeno male, ma al centro è molto consumata. Adesso io rimetto questa, intanto che questa qui è già pronta ed è fatta. E nello stesso tempo qui ci butto un po' di svitol, perché fra poco dobbiamo toglierlo. Intanto mi monto questa ruota e aspetto che questa faccia il suo effetto per smontare tutto. Questa ruota l'ho comprata poco prima di partire su Amazon. E poi ci sono altre due ruote che sono davanti, che adesso la monterò davanti, che mi ha regalato Antonio da Pavia. Hey. Pero bien.
se riusciamo. Ok, adesso viene il bello. Ah, guardate! Voilà! Facilissimo! Provo a togliere l'altro adesso. Maldito licor che sta cavando. Wow, non ho mai tolto un cerchione così facile nella mia vita. Mai, mai. Con mi vida. Aquí yo me entregué para olvidar una pérdida, tener que llevar este corazón. Perfetto, ho messo i due cerchioni e adesso proviamo a gonfiare la ruota per vedere come va. Borracho. Adesso avvito per bene e questa qui la metto davanti. Adesso gonfio anche questa. Nunca olvidaré su nombre. Cara mia amica Giuseppina che viaggerai con me da fine giugno, fallo da solo. Un viaggio del genere per te potrebbe essere difficile perché togliere le ruote ci vuole una forza impressionante. Quindi ci sono io ad aiutarti. Pueden comprender lo que ha quedado de un... La ruota davanti che sto cambiando, io ci ho fatto anche Capo Nord. Dal 2019 c'ho questa ruota davanti. Non mi ricordo esattamente quanti chilometri ci ho fatto, ma sono sicuro che ci ho finito il giro che ho fatto d'Europa nel 2019. Non è nemmeno così consumata, a dire la verità. Voglio un vostro parere. Qualcun esperto mi sa dire se questa è consumata, questa ruota. Io la vedo abbastanza bene questa ruota. Me la tengo di riscorta comunque, non la butto. Guardate che bella ruota. E adesso ci mettiamo questa che mi ha regalato Antonio. Ombre. Quando ho messo i due cerchi, ho schiacciato la camera d'aria con due cerchi e ho fatto un piccolo buco qui. E adesso ci metto questi, i famosi tip top. Però me la tengo come riserva questa. Ci metto la camera d'aria nuova che ho, per sicurezza. Questa la uso in emergenza. Eccola. Nuova. Quando metti la camera d'aria dentro la ruota che chiudi i cerchi, il pericolo è quello che i due cerchi pizzicano un po' della camera d'aria e fanno il danno. Tanto l'amore por ella dava tutta la vita e al vizio me entregué para olvidar a esa perdida. Adesso due ruote nuove. Con quella dietro di solito ci faccio 6.000-6.500 km, mentre con questa davanti nel giro che ho fatto in Europa 2019 ci ho fatto 10.000 km. Io con questa probabilmente ci farò il giro. Poi è un'ottima gomma Michelin, quindi è una super gomma. Probabilmente ci finirò il giro o arriverò vicino a finire, perché mancano secondo me 11.000 km prima della fine del giro. Secondo me la cambierò verso la fine questa ruota. Tutte e due le ruote le ho messe, adesso mettiamo questa di scorta. Questa che era davanti non voglio buttarla perché è un'ottima ruota. È davvero buona, la posso usare per altri 1000 km. Visto che c'è, l'ho cambiato tutte e due e mi faccio i prossimi 6.000 km tranquillo.
però questa qui non la butto, l'altra sì che è consumata, ma questa me la tengo, più la ruota davanti, l'altra che mi ha dato Antonio, che ce l'ho sempre di riserva, lì. Adesso devo aggiustare anche quando il tip top questa camera d'aria. Passo dall'altra parte e tiro un po' il filo della frizione. Non è che sia male, guardate, stacca bene, però qualche settimana fa era più tirato, quindi lo tiro leggermente. Adesso cambio la candela e pulisco il carburatore. Adesso ti faccio vedere un'altra cosa, vabbè. Guarda. Visto che ha fatto già circa 4.000 km, ci metto la nuova candela. Prima tappa. E come ultima cosa pulisco il carburatore. Allora tolgo tutto, così lavoro meglio. Per fare tutto molto molto tranquillo mi tolgo il serbatoio, altrimenti con le mani si riesce pure a toglierlo. Ma siccome voglio fare le cose per bene, lavando con mi vita, addio mentre che farò olvidare a una per... Allora, non vi faccio vedere come si pulisce tutto il carburatore perché c'è un video che potete vedere qui sopra. Prima di partire ho fatto vedere tutto come si pulisce il carburatore parte per parte. E nel piano Nick Salas. Ok, questo è il serbatoio, qui c'è un po' di benzina, questo è il tubo che vi ho fatto vedere se era un po' fatto, ne ho un altro qui di scorta se succede qualcosa, e adesso questo lo lasciamo qui e mi smonto per bene questo. Eccolo, dov'è? Adesso vi facciamo una bella pulita. Perfetto, montiamolo di nuovo. Guardate com'è bello, anzi no, prima lo pulisco. Ne approfitto che c'è questo. Allora, prima, adesso avvitiamo col cacciavite. Poi avvitiamo con questa. Guardate com'è fermo. Adesso la proviamo.
il lavoro è finito. Anzi, c'è un'altra cosa da fare. Questa camera d'aria, e adesso l'aggiusto. Ci metto il tip top e la conservo, perché ho fatto un piccolo danno. Dov'è adesso? Aspetta, non mi ricordo dov'è. Qui forse. Grazie Roberto. Niente. Grazie di tutto. Niente Andrea. Il video è finito qui. Per fortuna ho approfittato di questa mattinata del garage di mio cugino, perché qui in Germania domenica non si può far casino, bisogna stare in silenzio. Quindi sono venuto qui in garage, ho fatto un po' di rumore con i cerchioni, quindi meglio qui che sta tranquillo. Ho usato qualche pezzo suo, che sempre è utile quando ci si hanno delle cose migliori. Per il resto ci vediamo domani, che vado in Lussemburgo, la mia manutenzione è finita, si viaggerà in modo diverso già da domani. Ciao ragazzi!